Lei fa riferimento all'enorme potere che ha la voce umana di un adulto che narra con passione a un giovane di un passato che si sente vitale in qualche modo. Tuttavia, oggi c'è qualcuno che dice che l'estraneità dei giovani dalla scuola, rispetto alla scuola, sia opera dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie, della televisione, di internet, che farebbero sembrare antico, obsoleto, sorpassato la comunicazione della voce umana. Questo mi fa ricordare che Platone rimproverava al passaggio dall'oralità alla scrittura la perdita della memoria. Se si scrive non si ricorda più. E quando fu inventata la stampa ci fu qualcuno che paventava la fine della cultura alta e disinteressata perché si era aperto al volgo il mercato dei libri. Cioè, nelle grandi trasformazioni epocali ci sono, nascono queste paure di perdere qualcosa di vitale. E quindi si rimprovera alle nuove tecnologie di rendere un cattivo servizio all'educazione. Cosa ne pensa lei? Essendo io entrato un mese fa nel 90° anno di vita, non credo di avere tutti i titoli per inneggiare alle nuove tecnologie. Io ho un telefonino cosiddetto, so fare un numero. Dovessi fare altro, si può fare ABC, non sono idoneo. Però non accetto che si veda un'innovazione soltanto come un fatto deprimente, riduttivo, danneggiatore. Dipende da noi, da come ci serviamo. Se un giovane non ha più preso una penna in mano, non si esprime con una parola sua e schiaccia i bottoni di internet, è bello saper usare questo tavola di comunicazione, è bello andare a vedere i precedenti. Dice, vai a vedere Napoleone e uno va a trovare, bello. Ma se uno si abbandona solo al mezzo, fa un'ubriacatura del mezzo, ammazza le cose e non si serve neanche bene del mezzo nuovo. Il discorso parte sempre dalla capacità intellettuale di servirsi come esseri umani di cose che aiutano l'uomo a arrivare più presto alla verità, avere un accertamento più rapido. Una volta io avrei dovuto dire alla mia segreteria: mi serve questo, chiedete all'ufficio studi della Camera, del Senato. Adesso dico, senta, lei che sa cercate su internet, mi trovo, giorni fa, mi trova la successione dei presidenti della Repubblica Italiana con le scadenze, perché mi serviva una scadenza per una coincidenza con un altro fatto storico. Quanto tempo? Pochissimo mi è arrivato sul tavolo. Ci sono quelli che se lei chiede questo le danno 3-4 kg di carte, il che vuol dire che non sanno usare il mezzo. Schiacciano un bottone e arrivano ad Adamo e alla sua gentile signora. Il problema è che è l'uomo che si serve di un mezzo e il mezzo è fatto perché l'uomo se ne sappia servire. Umanizziamo ogni cosa. Quante volte mi sono permesso di dire umanizziamo la vita parlamentare, umanizziamo, siamo esseri umani, vogliamo sentirlo. Se io ho vissuto in questo Parlamento per tanti anni, e se quando non c'era dialogo con lo schieramento di sinistra, soprattutto con i comunisti, ma c'era battaglia, perché sono nate allora le mie amicizie? Perché sono nate allora i dialoghi umani? Per la quantità umana che loro hanno messo e che io ho cercato di mettere. Per cui è rimasta la lontananza in modo totale. Io sono convinto di questo, io sono convinto dell'opposto. Ma noi dialoghiamo e abbiamo un rapporto di stima che
che sconfina, grazie a Dio, nell'affetto, nella considerazione. Allora i mezzi sono tutti buoni e io mi aspetto la dichiarazione soltanto dai tecnici, non posso darla io. Chi l'ha fatto questo? L'ha fatto per aiutare allora che l'uomo rimanga uomo e che sappia usarne da uomo intelligente. Presidente, per chiudere, abbiamo di fronte, anche se virtualmente, gli insegnanti che si accingono a frequentare. Io do un saluto con grande piacere all'Istituto, agli insegnanti, agli iniziatori di Ascoli Piceno, che hanno dato inizio a una manifestazione nazionale che è di ricerca, di studio, di esperienza e che ha un prezzo pagato di persona, da lei per esempio, professoressa, e da tanti altri che ci credono. Per questo do un saluto, un ringraziamento e chiedo scusa se posso mandare un messaggio un po' da lontano, ma spiritualmente, intellettualmente e affettivamente sono tanto vicino con gratitudine veramente profonda. Siamo grati noi a lei, Presidente.